Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con un video decisamente veloce su LGG2. Alcune volte mi sono reso conto che utilizzandolo non piglia correttamente il doppio tap, il knock on, quando praticamente andate a fare il doppio tocco veloce appunto sul display al fine di svegliarlo. Ovviamente potete utilizzare il tasto power, la figata del telefono in questione è il fatto di poter bussare sul display. Nel momento in cui infatti andate a eseguire il doppio tocco, vedete che può cileccare. Di base funziona il circa 70% dei casi. Nel momento in cui voi andate a bussare e appunto non vi dà risposta, anziché diciamo rinunciare a utilizzare il pulsante posto posteriormente, andate a eseguire il doppio tocco tenendo il secondo tocco premuto. In questo modo raggiungete il vostro display. Poi in questo caso noi andiamo ad approfondire materialmente un... oppure tre tocchi. In questo modo sicuramente si risveglia. Poi ovviamente nel momento in cui arrivate al vostro sfondo riuscite ad andare a inserire, che ne so, il vostro codice. Vedete? Il vostro codice, si diceva, potete ovviamente inserire il vostro, in questo caso l'abbiamo inserito in maniera prettamente casuale, poi noi ovviamente siamo amanti della tecnologia, quindi come potete apprezzare dopo questo sfondo ricco di un bel pezzo di computer, possiamo chiudere questo velocissimo video perché appunto il nostro scopo comunque l'abbiamo raggiunto. Attraverso questi due sistemi, il doppio tocco con il secondo mantenuto appoggiato, oppure con i tre tocchi, io sono personalmente riuscito a risolvere il fatto di avere qualche cileccata in più nel funzionamento del knock-on. Detto questo è tutto, pertanto il filmato finisce così. Grande LG, bel prodottino, ci si vede online, seguiteci su formobiles.info, iscrivetevi, tutti i link social li trovate linkati in fondo al video. Ora è davvero tutto, grazie dell'attenzione, ci si vede, a presto, da Giuseppe Ragazzino.